Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, qualche tempo fa abbiamo testato insieme i beauty hacks di Instagram, che spesso possono essere un po' clickbait perché sembra troppo bello per essere vero e soprattutto sembra troppo facile per essere vero. E in quel video alcune cose abbiamo scoperto che erano veramente sensazionali e che ci aiutavano effettivamente a migliorarci la vita, mentre alcuni non erano tanto fattibili e decisamente non ti fanno risparmiare tempo. Quindi oggi voglio provare con voi gli hacks di Instagram, però per quanto riguarda il mondo dell'abbigliamento, che forse è il mondo ancora più popolato, un mondo ancora più popolato da questi hacks. Sono ovunque, ogni volta che apro la pagina di ricerca di Instagram me ne compaiono a milioni, ce n'è sempre di più e anche qui molto spesso sembrano troppo, cioè sembra troppo bello per essere vero, sembrano troppo semplici e dico sempre: ma come ho fatto a non arrivarci anch'io se è così facile, no? E quindi mi è venuta troppa voglia di provare, ho selezionato per voi e per me alcuni di questi hacks e voglio assolutamente provare oggi con voi a realizzarli e quindi andremo a riproporre quello che si vede su Instagram e vedremo se è troppo bello per essere vero oppure se effettivamente non è clickbait ma sono dei veri e propri hacks, dei veri e propri trucchetti che possono aiutarci a migliorare la vita di tutti i giorni per quanto riguarda l'abbigliamento. Come al solito, da notare che qui accanto a me c'è Gatto Denver, immancabile, quando filmo lui è sempre 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 presente ed è degno di nota, quindi ciao Gatto Denver, grazie per esserci anche oggi. Allora, primo hack di oggi, come potete vedere, è un trucchetto che ti trasforma la suola delle scarpe rendendola più meno liscia quando sono nuove e quindi ti aiuta praticamente a non ucciderti quando cammini, perché si sa che le scarpe quando sono nuove, la suola, specialmente se si tratta di tacchi a spillo, è molto pericoloso il tutto. È successo anche a me diverse volte purtroppo di cadere, perché quando le compri la suola è completamente liscia e tu, specialmente se magari cioè piove o comunque sei su un terreno non molto semplice, diciamo così, succede che si scivoli e che magari cadi, ti fai pure male e quindi c'è questo hack di Instagram pazzesco che io quando l'ho visto ho detto: cavolo, ma come ho fatto a non arrivarci anch'io? Cioè sembra troppo bello per essere vero, però vi devo dire la verità, ho grosse aspettative su questo hack perché secondo me non può non funzionare. Cioè loro dicono praticamente: tu hai la suola liscia, scarpe nuove, prendi la grattugia, sì, la grattugia, quella del formaggio, del parmigiano per intenderci, che abbiamo tutti a casa, prendi la grattugia, praticamente gratti un po' la suola delle scarpe a piacimento, quanto ti serve per renderle non lisce, ma per renderle appunto un po' più ruvide, in modo che poi quando cammini non scivolino. E quindi io ovviamente mi sono preparata. Ho qui un paio di scarpe décolleté con tacco a spillo, sono molto molto belle, queste sono color carne e sono, cioè color carne per me che sono pallidissima, probabilmente per tutte le persone normali sono color cipria chiaro, ok? Per me sono color carne, perfetto, cioè notare. Ebbene sì, sono nuove, quindi la suola potete vedere che è completamente, completamente liscia. Se io dovessi uscire con queste scarpe, specialmente ragazzi in un giorno di pioggia, specialmente su una strada che non è proprio, diciamo, perfetta come... cioè che non è proprio perfetta, mi farei probabilmente molto, molto male perché sono tremendamente, tremendamente lisce, cosa che non va bene. Perché se vogliamo avere un paio di scarpe funzionali, la suola ovviamente deve avere un po' di grip, deve avere un po' di... deve essere un po' ruvida, altrimenti appunto rischiamo. E naturalmente, ecco qua la mia grattugia, proveremo anche noi a fare questa figata, cioè... Allora, la parte che loro usano, se non sbaglio, è questa, che è la parte appunto un pochino più... come dire, un pochino più... che gratta di più, avete capito quello che intendo. Per fortuna queste scarpe non le ho pagate tantissimo, quindi se dovessi rovinarle non sarebbe una tragedia così grande, ok? Allora direi di cominciare, prendo la suola e vado a grattarla per bene. Allora, si vedono già i solchi, non so se riuscite a vederli in videocamera, ma si vedono già i solchi. Un po' mi dispiace perché sto praticamente rovinando la suola della scarpa, però è anche vero che
se la lascio liscia non posso certamente usarla così, dovrei portare a fare una sola in gomma queste scarpe. Direi che ci siamo, potete vedere tutti i graffi che abbiamo creato in pochissimi secondi praticamente. Stessa cosa con l'altra scarpa. Che strana sta cosa, cioè io non ho parole, però ragazzi, molto spesso le cose strane così poi magari funzionano, no? Ok, anche su questa scarpa abbiamo creato dei solchi anche molto pronunciati direi, e quindi dovrebbe essere proprio come nel video di Instagram. Adesso non ci resta che provarle e vediamo un po' se è vero quello che dicono, cioè che non scivolano più. Allora ragazzi, devo dirvi la verità, le scarpe non sono assolutamente scivolose come erano prima, non è certamente come avere una suola in gomma, sia chiaro, però sono effettivamente, fanno molta più frizione diciamo sul a terra, sul pavimento, e sono molto più sicure e molto più facili da da usare insomma, e sì, scivolano molto di meno, quindi è assolutamente vero. Ripeto, non è come avere una suola in gomma, ma come soluzione dell'ultimo minuto se vogliamo mettere un po' di scarpe nuove e non vogliamo rischiare di spezzarci l'osso del collo, direi che questa è un'ottima soluzione, quindi per quanto mi riguarda, hack approvato. Poi, secondo hack di oggi, mi sono imbattuta in questo video alquanto interessante, perché questa ragazza indossa una canotta nera semplicissima con le spalline sottili e la trasforma in un top criss cross, di quelli che insomma lo state vedendo, quindi capite, di quelli che attorcigliano attorno al collo, in un top bellissimo, molto più stylish, molto più carino rispetto appunto a una canotta semplice, normalissima, un po' noiosa. E quindi mi sono detta, cavolo, ma perché non ci ho pensato anch'io? Ho una canotta molto molto simile, riuscirò ad ottenere lo stesso effetto? Saranno abbastanza lunghe? Ecco, l'unica perplessità che mi viene è: le spalline saranno abbastanza lunghe perché dalla sua canotta non mi sembra che siano regolabili, ma in realtà dovremmo vederla da dietro per capire se sono regolabili oppure no. Io ho una canotta uguale praticamente quella che usa lei, adesso proveremo, anche se appunto la mia perplessità è che forse le spalline non siano abbastanza lunghe per fare tutto il giro attorno al collo e forse non sarà molto 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 comoda, però non è detto, non è detto, quindi proviamo e vediamo che cosa succede. Magari potrebbe essere una cosa interessante per quest'estate, tutte le nostre canotte super noiose possono diventare un top strafigo, vediamo. Ok, la canotta che indossa la ragazza è più o meno come la mia, nera in cotone, un po' stretch, e a parte che ho i segni dei jeans, nera in cotone, un po' stretch, e con queste spalline molto molto sottili. Lei le attorciglia attorno al collo per fare una specie di top strafigo, vediamo se riusciamo a fare lo stesso. Allora, dovremmo prima girarla così, è un po' scomodo ma sono impigliata i capelli, un po' scomodo ma forse può funzionare. Stessa cosa dall'altra parte con l'altra spallina, probabilmente la sporcherò tutta di trucco. Ok, così è un po' strana, vediamo di sistemarla. Allora, a me fa questo strano avanzo di, riuscite a vederlo bene? A me fa questo strano avanzo di tessuto qui, che non è proprio bellissimo da vedere, devo essere sincera. Proviamo a sistemarla un pochino, e no, devo dire che questo piccolo avanzo di tessuto, che dovrebbe essere un pochino più attillato, non è proprio il massimo, però tutto sommato non è poi così male, anche se devo dirvi la verità, fa un po' male attorno al collo, è proprio quello che pensavo, sinceramente, forse le spalline devono essere regolabili, di quelle che volendo si possono anche allungare un po' di più, perché le mie, che sono misura unica, lunghezza unica, tendono un po' a strozzati, e penso che se dovesse andare in giro così come sono adesso, a fine giornata mi ritroverei due bei segni rossi solchi qua, anche perché io ho la pelle molto molto delicata, quindi non so se è proprio fattibile, però d'altra parte voglio dire, da una canotta, vabbè, dietro non so se è decente oppure no, però voglio dire, da una canotta super super super
super noiosa che veramente ho pagato pochi euro, siamo riusciti ad ottenere un top. Tutte le collane ingarbugliate, siamo però riusciti ad ottenere un top che non è poi così male. Quindi se dovessi dire se per me questo hack è promosso oppure no, devo dirvi la verità, dà un po' fastidio anche qui sotto le ascelle perché tira sia qui che qua sotto, quindi anche sistemandolo in realtà dà un po' fastidio, o tira qua, però ripeto, tutto sommato da una canotta noiosa abbiamo ricavato un top un pochino più carino. Se dovessi dire se per me questo hack è superato oppure no, ni, è difficile perché se avessimo le spalline regolabili probabilmente sarebbe un sì, per me per questo momento è un no. Arriviamo al nostro hack numero 3. Allora, questo è forse il hack più facile, più semplice, più ovvio tra tutti, è quasi scontato che funzioni, ma non è detto, perché molti di questi hack in realtà sembrano facilissimi, sembrano una cavolata, poi ci provi e il risultato non è esattamente lo stesso e tu magari in quello stato non ci usciresti mai. A me capita sempre con questi hack, quando li vedo sembra pazzesco, facile, fatta, la faccio in 3 secondi, poi quando ci provo dico cioè è simile, però cioè su di lei è perfetto, su di me è tipo un penso che dalla faccia si sia capito tutto. E quindi ho voluto testarlo perché sembra quasi troppo facile per essere vero. Praticamente questa ragazza prende una t-shirt semplicissima che però ha uno scollo molto ampio davanti, decide di metterla sotto sopra, quindi lo scollo ampio va dietro in modo da creare una bellissima scollatura sulla schiena, mentre davanti abbiamo invece uno scollo quasi a girocollo molto alto, e lei poi trasforma questa t-shirt un po' larga, un po' un po' troppo ampia, in un top più aderente, legando un'estremità con un elastico per capelli e ripiegandolo all'interno. Allora, le mie perplessità sono: numero uno, se indosso una t-shirt al contrario penso che si veda e si noti che la t-shirt sta al contrario, mentre su di lei sembra perfetta, cioè sembra fatta così. Numero due, se vado a legare il fondo della t-shirt facendo un nodo oppure con l'elastico che usa lei e poi vado a ripiegarla all'interno, sembrerà che io abbia la pancia tipo le mulzette, quindi non so se possa essere davvero una buona idea o se questo hack sembri perfetto solo su di lei, solo con quella t-shirt e magari solo su di lei perché ha un fisico perfetto, quindi non ci resta che testare e provare a vedere come va su di me. Ok, questa è la t-shirt più simile che ho trovato, sia come colore ma più che altro come scollo. Come potete vedere è molto ampia sul davanti, molto morbida e anche piuttosto larga, quindi dovrebbe andare bene per questo hack, e dietro invece è semplicissima, una t-shirt molto molto semplice. Quindi proviamo a girare questa maglietta, vediamo che cosa ne esce. Allora, sembra veramente molto strano, in realtà vi devo dire la verità, perché mi dà un po' di fastidio qui sul collo, la sento molto molto stretta. E a parte che dietro in questo caso abbiamo il logo, ma non necessariamente, poi è una brutta cosa, effettivamente lo scollo forse sulla sua t-shirt era un pochino più ampio dietro, ma non mi dispiace affatto, anche se ripeto non è comodissimo proprio qui sul davanti, però non è certo male. Adesso andremo a legare il fondo in questo modo come fa lei, con un elastico semplicissimo per capelli. Andiamo a legare e vediamo un po' se è fattibile oppure no. Ok, allora questo è più o meno il risultato che ha lei, cioè lega l'estremità della t-shirt e rimane una specie di coso penzolante dalla t-shirt. Adesso andiamo ad inserirlo, a parte l'etichetta che dà fastidio, andiamo ad inserirlo all'interno della t-shirt. In realtà questo è quanto deve stare all'interno, così, e effettivamente un pochino si vede che ho messo il lembo di maglia, insomma, da questa parte un pochino si nota, però tutto sommato non è affatto male, il tutto appunto con uno scollo più pronunciato. Avevo sul davanti, sarebbe stato meglio, però per qua
quanto mi riguarda non è male questo hack, non mi dispiace. Secondo me è promosso, anche qui non abbiamo per me la maglietta perfetta, quindi in teoria potremmo farlo anche funzionare, non è affatto male questo hack, secondo me è promosso. Mi sono imbattuta in diversi hack che riguardano reggiseni, quindi praticamente ho trovato hack con un reggiseno per poterlo trasformare in qualsiasi cosa in questo mondo, quindi con un reggiseno apparentemente da Instagram, vedendo su Instagram, si può fare di tutto e di più. Io ho scelto però due diversi hack con il reggiseno. Il primo è come trasformare una bretella, cioè una spallina del reggiseno, in un choker. Ragazzi, nel video che ho scovato io vanno ad appiccicare, vanno a ritagliare appunto la spallina del reggiseno, vanno a ritagliarla e poi vanno ad incollarci sopra delle roselline per formare questo choker. Noi andremo a ritagliare una spallina di un reggiseno vecchio che non uso più e andremo invece a metterci su un ciondolino per vedere se effettivamente può essere indossato, è una cosa carina oppure no. Vediamo, può essere secondo me una cosa intelligente, perché alla fine quando un reggiseno è rotto oppure è macchiato eccetera, è vecchio, magari non lo usi più, piuttosto che buttarlo via così come sta, magari si riesce a riciclare qualche pezzetto, qualche parte del reggiseno, perché no? Proviamo, vediamo che cosa ne viene fuori. Questo è il reggiseno che andremo a distruggere oggi. In realtà ho visto che nel video effettivamente non vanno a tagliare la spallina, ma sono di quelle intercambiabili. Noi in realtà andremo a tagliare le nostre spalline. Questo reggiseno è molto carino, se non fosse per il fatto che purtroppo il ferretto all'interno ha fatto ruggine, non chiedetemi come mai, ma ce l'ho da diversi anni e questo è il risultato, una macchia che non se ne va ed è anche molto scolorito, perché una volta era di un bellissimo rosa pastello, adesso ormai è quasi bianco. Quindi andremo a ritagliare le nostre spalline in modo da prelevare e formare, creare il nostro choker. Ok, voilà, fatto. Questa è la spallina del reggiseno che andremo ad utilizzare ed è molto utile il fatto che sia naturalmente regolabile, così possiamo andare a scegliere la lunghezza. Ho scelto questo ciondolo da applicare al nostro choker perché ha un anello molto molto ampio. Ho faticato un po' a trovare un ciondolo appunto che avesse un anello così ampio, ma dovremmo esserci riusciti. Adesso proviamo ad inserirlo. Ok, voilà, è stato molto molto semplice e proviamo adesso ad indossarlo. Ok, sono riuscita a chiudere il mio choker. Naturalmente loro avevano i due gancetti all'estremità, mentre per quanto mi riguarda volevo usare una spilla da balia, ma come sapete mi sto trasferendo e tantissimi scatoloni sono già pronti, quindi non ho trovato nessuna spilla da balia da poter utilizzare per appunto creare un'apertura facile e semplice, ma ho utilizzato un elastico trasparente molto molto comune, di quelli che si usano per i capelli piccolini piccolini, per chiuderlo. Comunque consiglierei appunto una spilla da balia se ne avete una sotto mano. Tutto sommato non è poi così male questo choker, ma è la mia perplessità, effettivamente si è dimostrata reale. Non mi piace molto il fatto che si veda qui a lato che si tratta, a parte che stringe parecchio, forse l'ho stretto io un pochino troppo, ma si vede che si tratta della spallina di un reggiseno per via di questo anello. Adesso non so se tutte le spalline dei reggiseni ne hanno uno in realtà, quindi potrebbe pure darsi che con alcune spalline questo non succeda. Ma oltre ad esserci questo anello c'è anche il coso, il ferretto che ti aiuta a regolarne la lunghezza. Quindi tutto sommato anche qui, anche questo hack si dimostra un hack molto comune a tutti gli altri, cioè potrebbe essere un ni, potrebbe anche andare, ma sarebbe meglio di no, su di loro riesce meglio. Questo forse succede solo a me, io ho sempre questa sensazione, quindi anche qui stessa identica cosa. E per quanto mi riguarda, secondo me non è promosso questo hack, perché non ci uscirei sinceramente con un choker che si vede benissimo che è la spallina del mio reggiseno tagliata, quindi no.
Poi con il reggiseno ho un altro hack molto molto interessante che secondo me, ragazzi, è una genialata. A parte che di questi hack con il reggiseno ne ho trovati, come vi dicevo, tantissimi, ma questo, ragazzi, è il più geniale. Se funziona è il più geniale, il più figo di tutti. Tutti sappiamo quanto fanno male i tacchi, specialmente quando li porti da diverse ore. Io a fine giornata, ma anche direi già a metà giornata, non ce la faccio più, non vedo l'ora di mettermi le mie ciabatte comode, buffe, quello che volete, ma sono comode. Io amo le ciabatte, quando non vedo l'ora di tornare a casa con i nostri tacchi, mettermi le ciabatte comodissime e farmi un massaggio ai piedi, mettermi la crema ai piedi e finalmente farli riposare un po', perché appunto i tacchi possono essere molto molto fastidiosi a dir poco. E questo hack pazzesco che cosa mi fa scoprire? Mi fa scoprire il fatto che io posso ritagliare l'interno dell'imbottitura di un reggiseno vecchio. Dovrei trovarci all'interno dei cuscinetti che, inseriti nelle décolleté o nelle scarpe con il tacco, mi rendono la scarpa molto molto più comoda, perché appunto vado ad appoggiare la punta del piede su questi cuscinetti morbidi invece che sulla scarpa che è ovviamente molto più dura e quindi fa molto più male. Quindi mi sono detta, assolutamente ho un altro reggiseno che non uso mai perché ce l'ho da anni e ormai si è un po' sformato, e quindi visto che ha l'imbottitura, io però ho una perplessità. In questo video che abbiamo visto, lei ritaglia il reggiseno all'interno, cioè effettivamente questo cuscinetto. Io però penso che molti reggiseni non si possa vedere all'esterno, però una volta che vai a ritagliarli, molti reggiseni secondo me non hanno questo cuscinetto estraibile. Secondo me molti reggiseni hanno semplicemente un'imbottitura che fa parte dell'interno del reggiseno in sé, non so se riuscite a capirmi. Quindi io adesso proverò a fare questa cosa con un reggiseno che io non uso più perché è piuttosto vecchio, anzi è vecchissimo, che ha l'imbottitura. Proverò a ritagliare nella speranza che l'imbottitura sia una cosa estraibile, sia un pezzo estraibile, in modo da poterlo provare nelle mie décolleté. Vediamo, incrociamo le dita, vediamo che cosa ne esce, perché ragazzi, se funziona, questo ci cambia la vita, letteralmente ci cambia la vita. Proviamo, incrociamo le dita. Ok, questo è il secondo reggiseno che sacrificheremo oggi. Come potete vedere è molto consumato, sia all'interno vicino al ferretto che si sta in realtà aprendo e sta per uscire, ed è anche molto consumato tutto sui lati. Notare che qui ha addirittura perso il colore, perché era tutto tutto nero, qui sta diventando praticamente bianco azzurrino. E stessa cosa dall'altra parte, tra l'altro ho anche perso anni fa ormai le spalline di questo reggiseno, che sono ormai introvabili. E come potete vedere, questo reggiseno è imbottito, quindi adesso proveremo a togliere l'imbottitura, anche se mi viene il dubbio che non sia estraibile, ma vediamo. No ragazzi, secondo me l'imbottitura è assolutamente parte del reggiseno stesso. Allora cerco di tagliare soltanto la parte esterna, ma non è semplice. No, effettivamente era proprio come pensavo, nel senso che il reggiseno non ha dei cuscini estraibili, e probabilmente questo accade soltanto con i reggiseni che hanno l'apertura, mentre lei nel video, se non sbaglio, effettua un taglietto per toglierlo, mentre io penso che solo i reggiseni che hanno già un'apertura di fabbrica hanno i cuscinetti estraibili, perché il nostro reggiseno effettivamente ha della gomma piuma che non può essere tolta dal reggiseno. Quindi forse anche questo hack può funzionare se avete il reggiseno adatto. Per quanto mi riguarda, hack non superato, hack bocciato. E poi ultimo hack di Instagram di oggi, ragazzi, anche questo, se funziona, una genialata. Soprattutto io ne ho veramente bisogno, voi lo sapete, io sono triestina, abito a Trieste e molto spesso qui, lo sapete, la bora è conosciutissima ed è un vento molto molto forte, sia in estate che in inverno c'è, è presente sempre. Quando non c'è, a noi triestini manca la bora, e vi devo dire la verità, quando indosso una gonna, specialmente in estate che le gonne sono un pochino più leggere, un pochino più svolazzanti, ma
Sofia lavora, è molto molto difficile, devi camminare tenendoti la gonna giù perché si alza ed è inevitabile, quindi molto spesso quando ci lavora mi ritrovo a non indossare una gonna perché so che altrimenti devo camminare così per coprirmi, altrimenti mi si vede il sedere, mi si vede tutto. Quindi ho trovato questo hack che, ragazzi, anche questo se funziona mi cambierà la vita a tutti, immagino, però a chi sta in una città con un vento così forte come noi triestini cambierà davvero la vita. E si tratta, praticamente in questo video vediamo una ragazza che esce ed ha questo stesso problema, si alza la gonna e quindi lei deve coprirsi, ma con dello scotch va ad applicare lungo tutto il bordo interno della gonna delle monetine, che ovviamente, se ci pensate, sembra logico e sembra una genialata anche questo, vanno a creare un peso sul bordo della gonna in modo che non si alzi più. E quindi mi sono detta: ok, se sta cosa funziona, ragazzi, io tempesto tutte le mie gonne con le monetine perché davvero risolvo il problema e posso mettere finalmente la gonna quando mi pare e piace, anche se fuori c'è lavora, chi se ne frega, io sono tranquilla. Quindi andremo a fare la stessa cosa. Ho selezionato una gonna che mi piace indossare molto spesso, ma è molto svolazzante ed è anche parecchio corta, quindi non deve assolutamente alzarsi, altrimenti si vede tutto. Andremo a creare questi pesi con le monetine sul bordo interno della gonna e vedremo se funziona davvero oppure no. Eccola, questa è la nostra gonna, sembra grigia in videocamera, non so come mai, in realtà è di un bellissimo nero intenso, ma è molto molto leggera, molto svolazzante e quindi tende ad alzarsi molto facilmente, come vi dicevo. Ma oggi, a quanto pare, ovvieremo a questo problema e andremo a far sì che non si alzi mai più. Allora, ho già preparato lo scotch, il mio portafogli è qui, andiamo a selezionare le monetine per applicarle all'interno del bordo. Le disporremo solo lungo il bordo anteriore, anche se naturalmente, se poi questa cosa funziona, andrei ad applicarle lungo tutto il bordo. In realtà potremmo lasciare un po' più di spazio tra una moneta e l'altra, in questo modo. Ok, applicate le nostre monete, adesso non ci resta che indossare la nostra gonna e vediamo un po'. Ok, abbiamo applicato le monete lungo tutto il bordo anteriore e vi devo dire la verità, sento la gonna molto più posizionata, molto più fissa, non so come spiegare la sensazione, ma la sento molto più sicura. Ovviamente non posso mimare la bora o il vento forte in questo momento, ma la sento molto più pesante lungo appunto tutto il bordo e quindi penso che sicuramente sia un escamotage molto molto utile e geniale, perché sì, è incredibile, dietro la sento molto più svolazzante e penso che con un piccolo piccolo soffio di vento potrebbe alzarsi, mentre davanti la sento molto più sicura, molto più pesante e quindi per me è un sì. Ok, mia family, questo è quanto per il video di oggi, mi sono divertita tantissimo a filmare questo video, spero sia piaciuto tanto anche a voi, io mi diverto sempre tantissimo a filmare questi video sugli hack più strani e bizzarri della rete, quindi spero vi sia piaciuto, per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti 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 quanti, infatti ci tengo a mettere cuoricino per farvi sapere che ci sono presente, li leggo, se mi scrivete leggo tutto, leggo sempre anche quello che mi scrivete su Instagram, quindi se ancora non mi seguite, mi trovate il link qua sotto al mio Instagram, oppure basta cercare chissemakeup01 oppure Nicole Hussel, il nome del mio canale. Quindi vi aspetto sia qui che su Instagram, ripeto, leggo sempre tutti i vostri commenti, vi voglio bene, un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video che sarà epico. Bacio, a domani, ciao!